Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale per questo nuovo gameplay di Gotham Knights con il nostro Robin. Eccoci qua, siamo nella voragine ad esplorare gli oscuri segreti della corte dei gufi. Grazie mamma. Allora, andiamo avanti. Perdendo. Sono allo stesso punto di prima. Cazzo è questo? Che distanza pesante, porca troia, cazzo era questo, cazzo io però ce l'ho provato. Cazzo era una specie di operazione di scavo. Che stanno facendo? Thank you.
dice. Quella è la vecchia miniera. Quanti siete, cazzo? Aia, bastardi. Aia. Tardi. Ma chi cazzo siete? È una via di uscita dal corso. Bloccato, quindi devo fare così qua. Chiuso, non c'è altro. Qualunque cosa cerchino è preziosa se usano tutte queste risorse. Spero che l'apparecchio registri tutto. Ma qua non c'è altro. Non c'è altro qua. Vabbè, prova le ricerche sugli scavi. Ricerche su Instagram.
preferire le sue tre vite. Manca uno, sarà un altro. Non mi segna niente. Sì, quelli lì. Buchi nelle rocce. Hanno estratto qualcosa. Eccomi. Oh, ora mi fa andare avanti. Sala d'estrazione. Dovrebbe andare. Prima l'estrazione. Non abbandono una miniera misteriosa senza un campione. No. Ok. Prima dobbiamo prendere quella roba lì. Aspetta, devo andare di sotto. Campione. Ora bisogna indagare. Questi campioni mi diranno quello che sta succedendo. No, neanche quello, questo che marmo, quarzite, minerale composito, forse è minerale composito allora. Qualcosa forse, spinge qualcos'altro forse. No, neanche visto.
potrei usarlo per uscire. Bastardi! Credo di averne abbastanza degli artigli, grazie. Dove sono? La porta è bloccata. Forse è dai detriti della frana. Un passo dopo l'altro, Robin. Non sarà mica l'uscita. Bastardi. Campanile, mi ricevi? La riceviamo di nuovo, Robin. Va tutto bene? Sto bene, ma ho molto da segnalare. La corte sta estraendo uno strano elemento di cui non so niente.
Ehi là? Ci sei ancora? Campanile! Impieghi una vita a svolgere missioni semplicissime. Dobbiamo parlare. Vieni a cercarmi. Dobbiamo parlare con Tiger Ghoul. Spero tu sappia cosa fai. Parliamo. La corte dei gufi osserva, di ombra incappucciata, nascosta tra le mura, comanda, incontrastata. Quella filastrocca mette i brividi. Da quanto tempo sapevi della corte, Talia? Quando ero ancora nella Lega. Abbiamo visto la corte espandersi a Gotham. Ora puoi vedere il marcio della città. Estraggono una sostanza chiamata Dionesium. È molto simile ai campioni del Pozzo di Lazzaro. Un osceno rimpiazzo per il vero miracolo. Una sostanza contaminata. La corte ha cercato per secoli una fonte della giovinezza, ma ha trovato solo il modo per creare mostri immortali. Gli artigli usano il Dionesium per creare soldati. Perché la Lega non dà alla corte un po' della roba vera? Penso che pagherebbero un sacco per un pozzo di Lazzaro. Anche nelle difficili condizioni attuali, la Lega non si piegherebbe mai a tale finalità. E l'avidità e la corruzione della corte le impediscono di padroneggiare i segreti dei pozzi di Lazzaro. Però anche la Lega crea i suoi mostri. Pensa a tuo padre. No, non merito queste parole. Quindi anche il tuo amico Jason sarebbe un mostro? Ma certo, sei stata tu. Jason non ti aveva chiesto di tornare in vita così. Probabilmente era troppo aspettarsi la gratitudine in cambio di una seconda vita. Non parleresti di gratitudine se sapessi che ha passato. Senza più Bruce, la corte agisce indisturbata. La Lega delle Ombre raderà Gotham al suolo se non metterete a tacere i gufi. Se eliminiamo la corte, la Lega lascerà Gotham in pace. Senza Batman, ognuno fa le sue mosse. Mi chiedo solo quale possa essere la tua. Farò il possibile per distrarre la Lega. Avrai la strada spianata verso la corte dei gufi. Ecco che cosa prova Montoya. Torniamo al campanile. Mm-hmm.
Alfred, niente nei registri cittadini? No, nulla. Secondo i permessi non ci sono stati scavi a Gotham da quando è stato terminato il Cauldron. Da quanto ho scoperto la scorsa notte, stanno scavando lì da secoli. Ascolta, Alfred. Barbara ha recuperato delle registrazioni della corte. Il Dionysium ha riportato in vita gli artigli. Più o meno. Il Dionysium è la versione molto debole del pozzo di Lazzaro. Ripristina le funzioni motorie, ma non il libero arbitrio. Quindi che cos'è esattamente un artiglio? Un assassino zombie feroce? Abbiamo visto di peggio. Forse. Zombie feroce? Sembra Jason. Riconosco una delle voci. La donna anziana è Constance Cobblepot, ne sono certo. E le altre? Difficile, ma forse se le sentissi di persona. Di persona? Tim, metti le forme d'onda a schermo. La modulazione vocale e i danni rendono difficile il confronto. Per il sistema potrebbe essere più semplice se... Cerchiamo una corrispondenza con le voci reali. Forte, ma come troviamo questi idioti? Due parole. Orchard Hotel. Il ballo in maschera. L'evento della stagione. Quest'anno dedicato al signorino Bruce. I ricchi di Gotham si travestono e si fingono filantropi. Ci sono già stato. Ah, un covo di stronzi. Visto che c'è tutta l'elite di Gotham, la sorveglianza al ballo sarà stretta. Scoprire i loro piani in anticipo vi darà un bel vantaggio. Dovremmo riuscire a dare un volto a tutte quelle voci misteriose. Sembra il nostro tipo di festa. E imbuchiamoci a sta festa, allora. E io ho aggiornato la bacheca. E ora infatti guardo la bacheca, dammi un attimo. Allora. Ho sfruttato una conoscenza comune. Il capo della sorveglianza dell'Orchard Hotel, il signor Hendrix, ha consentito a incontrarci. Troverà i dettagli nella bacheca. D'accordo. Raggiunge l'ultima posizione nota di Mark Hendrix. D'accordo, andiamo. Procediamo. Allora, dobbiamo andare di qua. Non dimentichi che deve incontrare il signor Hendrix. Ok, grazie campanile. Sorveglianza aerea. Scansiona i droni, così potrò riprogrammarli per lasciarti volare qui.
qua sotto. Ah, qui, nella macchina. La corte ha preso Hendrix. Segnalata attività sospetta. Si consiglia massima cautela. Spero che sia Hendrix. Servono agenti al centro di ricerche navali di Gotham. Se la corte è qui, allora Hendrix non è lontano. Se c'è qualcuno là fuori, ne ho sistemato uno, ma ce ne sono altri. Anche loro, eh? Non supererai la corte. Ti ha condannato, Robin. E va bene, diamoci dentro. Tardi. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Non crederesti mai a ciò che ho sentito all'hotel. Per la corte la segretezza è tutto. Merda, allora esistono. Questo spiega le maschere. Senti, uno dei miei passava loro delle informazioni, ma sai una cosa? Credo che anche tu dovresti riceverle. Wow, è ciò che ci serviva. Ti ringrazio. La città sta andando a scatafascio. Campanile, Hendrix mi ha dato un'unità dati dopo il salvataggio. Eccellente, ritorni al campanile per valutare la situazione. E arrivo, un secondino, vado al campanile. Qui non è il posto ideale al momento. Ho caricato tutti i dati di Hendrix. Presto saranno pronti. Anche Bruce faceva la stessa faccia quando aveva problemi con un caso. Che stai pensando? Tutto è iniziato con Ra's al Ghul che attacca Batman, ma non capisco il collegamento. Tu non li hai mai affrontati. Ho ragione. Ra's era un fanatico.
ha creato la Lega delle Ombre secoli fa per sradicare la corruzione. La sua filosofia, chiamiamola così, è distruggere per poi ricostruire da zero. Ha spazzato via diverse città nel corso dei secoli. Ha messo gli occhi su Gotham. Poi Batman lo ha fermato, si è sorpreso e ha designato Bruce suo erede. All'improvviso, anche se Bruce ha rifiutato. Ma così Ra's ha lasciato in pace Gotham? Beh, finché non è tornato e... Bruce... Per Talia Ra's si comportava in modo bizzarro quando è morto. Già, scommetto che c'è sicuramente dell'altro. Un momento. E se il nostro punto di partenza fosse prima? Batman è morto quando stava indagando sulla corte dei gufi. Dici che Ra's l'ha scoperto? Ma perché attaccare il suo erede? Ra's vuole due cose. Sradicare la corruzione e proteggere i pozzi di Lazzaro. Se la corte stava usando un estratto dei pozzi per creare artigli... Ra's esplode di rabbia e interviene. Tutto degenera. E sia lui che Bruce muoiono. E senza Batman a tenere a bada la corruzione a Gotham, la corte inizia a spiegare le ali. La Lega segue Ra's a Gotham e nessuno le impedisce di attaccare la corte. Gotham City diventa l'epicentro di una maledetta guerra. Senza Batman che la salvi? Immagino tocchi a noi. Già. Infatti. E sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo scovare la corte e tenere la Lega lontana da Gotham. Mi manca tanto. Coraggio, Robin. Su con la vita. C'è Gotham da proteggere. Eccellente, i dati del signor Hendrix sono esattamente ciò che ci serve. Ho destinato un rifugio al signor Hendrix. L'altro era stato compromesso, ma lì non ci saranno problemi. Benissimo. Fammi vedere un secondo, a parte andare nell'hotel che ci andrò prossimamente, 12-15 infatti. Allora, attrezzatura, quindi, allora, tuta, vabbè, lasciamo questa, la 64 e va bene, poi, può creare qualcosa? Tipo tute nuove? No, ci sono tute nuove, da mischia, 32, 29, niente, distanza, 59, 63, 59. 38 33 e questa è da 59. Andate di lancio, perfetto. Si equipaggia questa qui. Bene. Sì. Creazione, distanza, mischia, distanza, mod. Aspetta, 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 punti abilità, c'era qualche abilità da sbloccare? Sì, vedi. Posso sbloccarne una che è questa qui, l'esca elementale, sì, vai. Diamoci l'esca elementale. Ok.
Dov'era l'indicatore di là? Campanile, ho raggiunto l'Orchard Hotel. La porta sulla balconata sarà aperta, è il punto d'accesso. Che razza, hai preso la suite di lusso. Era la più vicina alla sala da ballo, ho pensato che avrebbe apprezzato la vicinanza. Mi conosci? Qua l'Orchard Hotel. Campanile, sono nell'hotel. Non ti distrarre. Trova un buon punto per origliare la sala da ballo. La sorveglianza non deve sapere che sei lì. Non farti notare. Deve essere la sala da ballo. Non farò mai la fila. Sempre in ristrutturazione. Ho pagato per un 5 stelle, non per la puzza di intonaco. Stiamo apportando delle migliorie. Riceverò il tuo commento al direttore del lavoro. E fai bene. Calmi, calmi. Adesso ci le telecamere più porca maiala. Altrimenti perché lo metterebbero qui? Ancora con quella sciocca teoria. Hai visto l'ascensore? Il piano 13 non esiste. Meglio non interromperli. Un colpo sulla voce, ne sono sicuro. Campanile, sistemi di sicurezza disattivati. Ottimo lavoro. E ricorda, quelle guardie fanno parte della corte. Non esitare a neutralizzarle. Un intruso! Non possiamo farci battere! Ecco un'entrata. Campanile, entro nella sala da ballo. Bene.
siamo. Sentiamo che cosa ha da dire l'elite di Gotham. Registra il più possibile, poi penseremo all'analisi. Hai firmato il registro? Come potevo non farlo? Devo far colpo sugli altri, hai visto i nomi che ci sono? Sì, senatori, giudici, CEO, c'è persino il sindaco. Incredibile, Bruce Wayne non c'è più. Già, speravo mi facesse da cavaliere quest'anno. Tutto qui, quello che hanno fatto per il grande Bruce Wayne, è imbarazzante. La mia morte sarà spettacolare. Fuochi d'artificio, danze, sculture di ghiaccio. Hai saputo dell'assistente di Langstrom? Meritava di andarsene, come Kirk. Non tutti sanno stare al loro posto. La voce ricorda. Ho trovato delle corrispondenze, ma nessuna traccia della voce. Cosa? Non mi riceverà? Sono il sindaco, maledizione. Temo che la sua agenda non lo permetta. Dì a Kane che non mi farò tagliare fuori. Il mio ufficio esige rispetto. Certamente, sindaco Sai, lo farò presente. Guarda qui, anche da morto Wayne cerca di superarci. Brutta vecchia. Cediamogli il tripudio finale, dopo stasera non sarà più un problema. È vero, la sua morte dovrebbe essere una celebrazione. E questa cosa sarebbe? Due corrispondenze. Che gente inquietante. Sei stato alla scala est dell'hotel? Sbaglio, l'hanno chiusa. So che è infestata. L'ho sentito anch'io. Strani rumori, quasi grida. E quei graffi sui muri. Non ti avevo detto che era richiesto un abbigliamento formale? Questo è formale. Vanno bene, perfino benissimo. Chi avrebbe pensato che sarebbe servito questo a darci una svegliata? Mi spiace interrompere, ma è ora. Ah, ma certo, continueremo più tardi. Eccoti qua. Pilastri di Gotham, concedetemi la vostra attenzione. Con mio immenso piacere vi presento l'artefice di questa serata. L'artefice? Con quella maschera? $10 che è la voce della corte. Grazie, caloroso benvenuto. Ma la serata non è per me. Siamo qui per ricordare uno dei migliori figli di Gotham. Bruce Wayne. Tutti vedevate la sua vita mondana. Io la sua beneficenza, un impavido difensore della nostra città. Oggi non c'è più, ma il suo contributo per la città di Gotham resterà nei decenni a venire. Questo è per te, Bruce, l'ultimo della cara famiglia Wayne. Ti hai aiutati in modi che non puoi immaginare. E noi, famiglie sopravvissute di Gotham, ci impegneremo per essere all'altezza della tua eredità.
per la voce della corte corrisponde. Devi seguirlo. Dobbiamo ancora scoprire chi è. Signore, ai laboratori serve più Dionesium per rispettare i tempi di produzione. Ne sono consapevole. È tutto pronto. Fagli sapere che mi aspetto che si raggiunga quota. Niente scuse. Grazie, signore. Tutto pronto? Con il permesso della corte. Eccellente. Ci rivediamo di sotto. Chi sei, pezzo di merda? Chi sei, bastardo? Assaggino segreto? Pessima idea. Non so neanche dove va con l'ascensore. Forse queste scale portano al fantomatico 13° piano. Campanile, sono al 13° piano, c'è una porta della corte. Deve essere questa. Ricevuto. Massima attenzione. Segreto. Che nasconderanno qui?
corte dei gufi osserva, nascosta tra le mura. Questa è verità letterale. Vuoi che noi costruiamo nidi perfetti sotto la pelle della città perfetta? La vecchia voce della corte su vinile. Sarà un esemplare unico. Mentre attraversiamo i corridoi del potere a testa alta, tra le nostre mura si cela il vero fine. La corte sussurra nelle orecchie di un... Se fossi la voce della corte, dove sarei? Campanile, qualche idea su dove cercare? Campanile? Comunicazioni interrotte, ovvio. Troppo facile, se no. Dalle creature che potrebbero prenderlo alla sprovvista. Beh, questo mi interessa. Chissà che cos'è. Non mi conviene. La riunione è finita. Chissà che guardavano. Interruttore. Ucciso Langstrom perché lavorava per qualcun altro. Se questa registrazione non basta a condannarli, non so a cosa serva. C'è ancora molto da pulire. Distruggete tutto. Fate sparire ogni traccia di Langstrom. Dobbiamo mandare un messaggio. Sei un gufo della corte. Solo finché resti fedele alla corte. Così tanti nomi. Omicidi di alto profilo, persone scomparse. C'è il nome di Langstrom. Sarà una lista degli obiettivi della corte. Storia dell'architettura di Gotham. C'è la corte dietro tutti questi edifici. Sono l'enigma, no, l'enigma no, cazzo. I numeri sul muro sono gli anni in cui gli edifici sono stati costruiti o restaurati da ditte della corte. La centrale di polizia. Perché sempre l'enigma, maledetti bastardi? E come dovrei fare? Come lo risolvo l'enigma? Il tribunale. Come risolvo l'enigma? Lo risolvo in lì. No.
Forse c'è un legame con le date che sono sul muro. Se facile. Sarebbe un enigma. Non ho capito che devo fare. Ma non mi dice niente. C'è nient'altro che mi possa aiutare. Non posso fare altro. E come lo risolvo l'enigma? Io ho capito, li devo scansionare, devo fare. Non c'è altro da scansionare. Allora, come lo risolvo? La cattedrale. Capisco che devo fare. Uscire la cattedrale. Capito bene come cosa devo fare. Sarà qualcosa che mi aiuta, porca puttana. Ma non so come devo fare, che cacchio dovrei fare. Qui sì, voglio, ma tu guarda. Riuscirò prima o poi a capire cosa devo fare. Va bene ragazzi, niente, finché devo capire come risolvere questo enigma. Quando ci sarò riuscito. Madonna, però perché mettono sempre questi cazzo di enigma qua? Non mi aiutano, non c'è niente qua, tipo nei dati, nei dossier, niente, database. Niente ragazzi, quando saprò come andare avanti qui, non ho capito come andare avanti sinceramente. Non ci ho capito proprio un cazzo. Come dovrei fare? Risolvi l'enigma. Vabbè, dai ragazzi, mi fermo qui per questo nuovo gameplay per stasera su Twitch. Se vi è piaciuto questo nuovo gameplay ragazzi, come sempre mi raccomando, continuate a seguirci su Twitch e anche sul nostro secondo canale YouTube, mi raccomando. Ci vediamo per una nuova diretta domani sera.
a presto ragazzi e alla prossima.